Buongiorno. Buongiorno. Oggi Min, video molto molto importante dove risponderemo alla domanda che ci fanno in assoluto di più, perché tutti si stanno domandando su, cioè, sul tema chi sei, cosa fai? Cosa fai dalla mattina alla sera? Questo è quello che si stanno domandando. Io infatti parlo spesso del lavoro che faccio, che cosa faccio, ma nessuno sa che cosa fa Min durante la sua giornata. Quindi oggi lo seguiremo in una giornata intera e vi faremo capire effettivamente Min cosa fa. Io sono Min. Bravo, fin qua. Vengo da Corea del Sud. Ok. Naturalmente questo è quello che fa Min ora, cioè nel senso da dopo che è nata Haru. Ovviamente le cose sono per forza di cose molto cambiate, e a volte ci sono tipo commenti tipo ma questo non fa niente dalla mattina alla sera, ma cosa fa Min, come si guadagna da vivere. Oggi lo seguiamo così vi faccio effettivamente capire cosa fa Min. Primo step, fare colazione, e fin qua ci siamo. Colazione fatta, sono in questo momento le 8:30, quindi Haru si è già svegliata, ha già fatto la pappa, adesso sta un po' tranquilla, e al mattino di solito per qualche oretta la lasciamo con la nonna in modo che possiamo lavorare. Bene, hai finito di fare colazione? Sì, adesso si lavora. Lavorare. Ok, andiamo. Haru, sei anche tu a lavorare? Amore! Bene Min, adesso sono appunto le 8:30, spiegaci che cosa fai di solito al mattino. Contatto. Corea del Sud. Ok, va bene. Perché? Mm-hmm. Adesso? Mm-hmm. Corea? Mm-hmm. 15, 16 ore. Ok. 외국인이 예약하기 굉장히 어려운 것들이 있지. 버스라든지 시설 이용 예약이라든지. 다음 주에 첫 번째 투어가 있잖아. 그래서 그 버스 일정 잘 됐는지, 예약되는 건지 확인하고, 그리고 프라이빗 투어 이런 것도, 밴 렌탈 이런 거. 그건 아니고 지금 이 시간에 하는 거는 한국이랑 연락할 것들 있잖아. 나가 임마. Esatto, quindi di solito Min al mattino appunto si occupa di tutte queste cose burocratiche dove bisogna contattare i coreani, che insomma è sempre meglio che lo faccia un coreano. Come sapete appunto organizziamo anche tour in Corea, e proprio ne sta partendo uno in questi giorni. In più sono stati aggiunti dei nuovi tour tra ottobre, novembre e dicembre, e quindi stiamo definendo appunto tutti i dettagli per questi nuovi tour di gruppo. E di solito mentre Min si occupa di parlare con tutti i coreani, io nella mia postazione di qua al mattino mi occupo di parlare con tutti i fornitori europei, italiani o con i nostri vari collaboratori per quanto riguarda invece il business appunto dei cosmetici. Quanto ci vuole più o meno? 40 minuti. Ok, allora ci vediamo tra 40 minuti perché poi c'è una cosa importante che dobbiamo fare. Oh, sui, ci con Charion Halko. Ah, Charion Halko? Oh, adesso piami di mandorlo, cioè, te. Devo mandorlo, te? Oh, mica, io qui, guarda un po' con i Perché Charion ha te, più un cotterone nella tasa, basta. Tappato, alzi. Ok, queste sono delle luci, perché è sempre troppo buio in questa stanza. E queste sono delle luci LED, ti faccio vedere come le possiamo utilizzare. Queste, magari. Quindi si attaccano lì sopra, così, esatto. Ci si appiccica la luce. Wow, magico. Cioè, guardate la differenza tra luce accesa e spenta, cioè completamente diverso. Quindi queste top ne ho prese diverse, di diverse dimensioni, da mettere lì. In modo da illuminare poi tutte le parti dove facciamo i video. E tra l'altro costano pochissimo, mi pare che abbiamo pagato tipo 4 euro, una cosa del genere. 4 euro? Mm. Qui altre mille cose, non mi ricordo nemmeno io che cosa ho preso. Next one. Che cos'è? Non lo so, però qualcosa di utile non sicuramente. Lo so. E non mi ricordo. Mm-hmm, qualcosa da montare, perfetto. Perfetto, questo penso sia un organizzatore della scrivania, perché come vedete qui è tutto, cioè, ovviamente vuoto, e serve per mettere penne e cose varie, quindi. Min secondo me vuole tornare in Corea, da quando sono tornata in Italia gli faccio costruire qualsiasi cosa. Are you happy? Qui la so, ho molto mai mandato in Corea. Cronica. Ma è tipo tutto ad incastro comunque. Min.
Questo top lo potete dare ai vostri bambini da costruire. Ok, top direi. Ora, almeno è più organizzato, tutte le penne, batterie, cose varie. Molto carino, devo dire, semplice da costruire, ci sta, sta poco, quindi top. Ora però mi serviva qualcosa anche per organizzare tutti i miei prodotti di skincare appunto per l'azienda, quindi... Dico un po' già aiuta. Questo è semplice, si capisce, intuitivo. Io so io. Tra l'altro ne avevo già preso uno, sempre la temo, però piccolino, me ne serviva uno più grande, quindi adesso andiamo a montarlo e finalmente riusciremo a sistemare questa situazione tragica. Già questo proprio easy. Ok. Beh, direi super easy, cioè veramente. Ok, fatto. Molto molto semplice. Super easy. Esatto. Adesso poi lo sistemiamo là sotto, ci mettiamo un po' di creme, tanto ho detto prima di creme, creme ovunque. E poi così più comodo per quando dovevo lavorare e le posso dividere meglio. Ma non termina qui, infatti. Ciao! No, la mamma aveva bisogno di un copriletto, quindi possiamo andare a darlo alla mamma. Copriletto. E questa la teniamo per dopo, perché vi farò vedere che mi serve. Finisce qui. Questo è comodo. Tipo dal letto, esatto, lo puoi attaccare tipo lì sopra. Si può cambiare anche il colore. Tra l'altro mi sa che ne prendo uno anche per qui, guardate, comodo. E poi abbiamo un altro lì. Tra l'altro il coso qua dentro è tipo il mio preferito, adesso lo mostro. E tra l'altro anche questi poster qua li avevo comprati sempre su Temu dall'applicazione. Comunque se volete scaricarla io vi lascio il link qui sotto. Tra l'altro se la scaricate dal link qui sotto avete tipo 100 euro che potete utilizzare per fare shopping. C'è anche un codice sconto poi da utilizzare. E ora è il momento della mia cosa preferita, ragazzi, ditemi se non è fica questo. E questo perché tra poco andiamo in vacanza in Corea e... cioè è un beauty case. Cioè per mettere dentro tutte le creme eccetera, con anche lo specchio incorporato. Vero? È luce. Esatto. È arrivato anche questo, è l'ultimo pacco. Invece dovrebbe essere un organizzatore per creme, quindi andrà ad aggiungersi poi a quelli nuovi che ho comprato. Ed eccolo qui. Ho anche il coso per portarlo in giro in caso. Allora, questi due sono per le maschere, che come vedete ne ho un sacco, quindi necessitano di un loro posto. E invece qui ci ho messo i prodotti che sto testando in questo momento, in questo modo che mi ricordo poi quando cambio i prodotti li posso cambiare. Molto molto carino, devo dire. Bene, direi che lo studio ora è perfettamente riorganizzato. Qui c'è tutto. Qui abbiamo anche tutti i cosmetici ordinati. E ora si può continuare. Bene, allora abbiamo risistemato le cose che dovevamo sistemare. Ora è arrivato il momento della seconda mansione di Min. Esatto. Due volte a settimana circa, più o meno al mattino, quando c'è ancora un po' di luce naturale. Questa è solo la luce della nostra finestra. Filmiamo tutti i reels che poi andranno caricati sia su TikTok, quindi il TikTok, che poi su Instagram per quanto riguarda Kipunaru. Quindi sono appena arrivati un sacco di prodotti nuovi da Kipunaru, me li sono fatti spedire a casa. Min, porti i prodotti nuovi. Ok. Ci sono un bordello di prodotti nuovi, quindi adesso andremo a prendere questi e andremo a filmare i reels. Nel mentre che Min lavorava io ho fatto anche tutti gli script per quanto riguarda i reels che andremo a filmare ora, perché senza script e reels non va. Ora li vedo un attimo i reels. E Min, please setting. Fortuna abbiamo queste luci nuove che così daranno un po' di luminosità, soprattutto lì sotto che di solito è super buio. Telecamera pronta, luce pronta. Adesso mettiamo anche questa. Min, mic, pronto. Ok, bravo. Adesso aggiungi Destiny. Ok, let's go. 1 hour later. Seguezza io. Abbiamo fatto i reels per Kipunaru. Adesso però, visto che Aru sta ancora dormendo, abbiamo un altro pochino di tempo. Allora, Min ha un altro po' di tempo. Andiamo di sopra e
dobbiamo filmare alcuni reels per gli shock culturali dei coreani in Italia. E andiamo di sopra a filmarli. Allora, dovete sapere che uno degli shock culturali più grandi dei coreani sono gli asciugamani. Forse quando esce questo video avrete già visto il reels. Perché in Corea praticamente usano solamente l'asciugamano piccolo. Tipo questo, esatto. Questo è un asciugamano medio coreano. Esatto, per tutto. Mentre in Italia ci abbiamo di 350 misure diverse. Questo è tipo uno dei suoi shock più grandi. Quindi adesso filmeremo questo reels. Bene, finito di filmare anche questo reels. Abbiamo, aspetta che abbiamo i piccioni. Abbiamo una coppia di piccioni. Pollo no, polli, piccioni che sono nati sul nostro albero. Quelli? Ecco, tipo quelli penso sia un papà o una mamma. Oh. Ora questa, diciamo, è la fine della prima parte del lavoro di Min, della sua giornata. Ora inizia, secondo me, quella che è la parte più difficile. Contaci. Casa, lavoro. Casa. Casalingo. Casa. E praticamente, lo vediamo che sta scalando, quindi di solito finiamo più o meno di, finisce di lavorare più o meno, si sta arrampicando. Sì, l'hai fatto lui, esatto, l'ha fatto lui, bravo. Bravo, bravo, bravo. Di solito quindi lui finisce di lavorare, insomma, le cose che deve fare a lavoro per mezzogiorno circa, e poi fa sostanzialmente il casalingo, quindi si occupa di fare appunto i lavori di casa. Adesso abbiamo ha messo su il filo per stendere i panni, fa la... se ne va. Fa la lavatrice, guarda, insomma, tutte queste cose che solitamente si fanno che si sono da fare in casa, mentre io invece mi concentro sul lavoro e su tutto il resto. Quindi io adesso vado a lavorare, lascio in mano la telecamera a Min che ci farà vedere di solito che cosa fa. Questo momento canicacca pulire. Oh, che schifo. Che schifo. Yeah. Bene, Oru è andata a dormire e vediamo adesso che cosa fa Min. Andiamo a seguire. Ok, questa è la stanza di Oru, cioè Min al lavoro. A Jumma. Eh sì, una vera Jumma. Infatti deve essere arrivato il momento di fare cosa? I'm folding the Haru's clothes. 1013. Eh sì, perché Haru è tipo cresciuta di 10 cm in tipo 3 mesi, 10 cm, Haru no? È molto lunga. Molto lunga, sì, lunghissima. E quindi adesso sta facendo proprio la divisione dei... Eh sì, infatti. 3 mesi di bambine. Esatto. Credo no. 3 mesi di Le vanno bene tipo i vestiti da 6 mesi, è un po' strana questa cosa perché quando è nata era minuscola. Comunque, adesso è il momento dell'organizzazione vestitini. Che super organizzazione. Allora, da quanto ho capito, questi sono quelli da 0 mesi, questi da 1 mese e questi da 3 mesi, quindi sono tutti sistemati. Ecco l'organizzazione di Min. Vedete, abbiamo utilizzato i pacchetti che ci erano arrivati. E adesso abbiamo fatto 3 mesi. Fa tutto. Bravo Min. Cioè, è andata pure la signorina nel mentre. Haru, 기저귀 가는 시간. 기저귀? 기저귀? 똥 많이 쌌어이. 그치? 똥 많이 쌌으니까 기저귀도 큰 걸로 다시 갈자이. 알았지? 따따따따따따 자식. 아이. 웨이. 오. 까까 지가한테. 오케이. 감비아 또. 잠깐 있어.
산책갈 시간. 산책구. 너희 데뷔한 날에 오 솔레미오, 오케이? 레츠고 솔레미오. 다 세졌다. 하루 빠세졌다, 오케이? 하루 집에 가고 싶으면 얘기해. 또 데뷔 과르다 쏠레. 어 추워. 아빠 너무 춥게 입고 왔다. 우리 가스치료 한번 해볼까? 가스치료 후잉 하루가 싫어하는 가스 트리트먼트 아이고 하루씨가 잠을 오늘 안 잤네. 그치? 운동하러 갔다가. 아이고 운동이야. 지금 좀 빨래 걷고 해야지. 빨래 걷는 거니? 빨래 걷어야 되지. 빨래 하고. 아니 안나 안나 할 거 많잖아. 안나. 나 아침에 이미 다 했고 지금 핸드폰으로 해도 돼. 그 재호구 찍으려고 했는데 하루가 결국엔 안 자서 그냥 안나한테 맡기고 잠깐 시간을 내서 찍고 있습니다. 시간이 얼마 없습니다. 아 하루 나오기 전에 뭐 집에서 하우스와이프 뭐 집에서 아기만 키우고 집안일만 하는 사람이 바깥에서 일하는 것보다는 훨씬 쉽다. 보통은 다 그렇게 얘기를 하잖아요. 근데 막상 해보니까 진짜 말도 안 되는 얘기고요. 그냥 똑같이 힘듭니다. 그냥 밖에서 일하는 게 더 낫겠다라고 생각도 진짜 많이 했고 일하고 싶다는 생각이 들 정도로 육아가 진짜 힘들어요. 힘들고 자유도나 이렇게 매일 집 안에서 똑같은 일이 계속 반복되기 때문에 반복되거나 아니면 예상 밖에 너무 힘든 일, 뭐 갑자기 하루가 잘 시간인데 잠을 안 자고 심하게 운다든지 뭐 이런 좀 어려운 상황들이 계속 오기 때문에 정신적으로나 이제 잠을 못 자니까 이제 신체적으로도 피로도가 정말 많이 쌓이고 당연한 거는 이제 보람찬 건 맞아요. 보람, 왜냐하면 내 자식, 내 하루를 키우는 거니까 보람찬 건 맞는데 안 힘든 건 진짜 절대 아닌 것 같고 또 키우면서 저를 키워줬던 어머니나 여러분을 키워줬던 이제 어머니들이 진짜 대단한 사람들입니다. 진짜로 와 이거를 20년 동안 하면서 키워서 이제 바깥으로 세상에서 살게 보내주는 거잖아요. 와 진짜 대단합니다. 지금 바로 앞에 비둘기까지 이렇게 열심히 키워가지고 자기 새끼들 이제 잘 살라고 보내는데 얼마나 대단합니까 진짜.
부모님들은 정말 위대합니다. 나도 화이팅. 부모님도 화이팅. 화이팅.